Insieme a noi il vicepresidente del Cittanova, Tonino Mamone. Buonasera, ben trovato. A tutti. E allora, abbiamo parlato poco fa con il direttore del Castrovillari Esposito, partita saltata a poche ore, diciamo, dal fischio d'inizio per una serie di positività. Sappiamo appunto che del Cittanova, del gruppo squadra, sono state rilevate diverse positività. La prima domanda è: come stanno i ragazzi? I ragazzi stanno bene. Hanno scontrato insomma la positività a metà settimana, però dal punto di vista clinico, nello stato di salute, diciamo che va bene, non stanno accusando particolari fastidi, sono tutti insomma sotto osservazione, non in presidi ospedalieri, quindi questa già è una buona notizia. Bene, assolutamente, anche perché dicevamo la salute viene prima di tutto, però adesso, e questo lo abbiamo considerato sia con il direttore del Castrovillari che con Curtale del Roccella, credo che si debba aprire in qualche modo una riflessione sul prosieguo del torneo, perché ad esempio oggi metà giornata è saltata, però se si accumulano ancora ritardi con squadre come il Castrovillari che hanno addirittura 4 turni da recuperare, c'è il rischio insomma, no, che questo campionato venga ancora più falsato di quanto non possa esserlo data la situazione di partenza. Sì, effettivamente Castrovillari ha già un ritardo notevole. Sì, è un po' strano quello che sta accadendo, però è anche un qualcosa che diventa difficile da controllare. Non c'è una vera e propria responsabilità da parte di qualcuno, diciamo che è proprio insidiosa la malattia, l'epidemia in sé, anziché regredire questa epidemia, nonostante i vari interventi, si sta acuendo. Effettivamente è una cosa molto fastidiosa, però a questo punto non so che tipo di riflessioni si possono fare, forse uno stop generale, ma significherebbe proprio attardarsi al punto tale che si rischia di non finire nemmeno il girone di andata. Quindi non lo so, può essere sì, una riflessione va fatta, è il caso che venga fatta dagli organi competenti e poi insieme magari tutte le squadre, in rappresentanza del presidente, insomma vediamo un attimino se ci può essere qualche soluzione a questa situazione, a questa vicenda. Però è molto difficile, spiacevole. E purtroppo adesso si sta scontando questa tardività, specie, mi ripeto, per il Castrovillari. Noi abbiamo dietro solo una partita, però come ha detto lei prima, oggi effettivamente vedere giocare solo qualche partita, qualche squadra è effettivamente sconfortante. Eh sì, assolutamente. A questo proposito le chiedo anche, l'ho chiesto al direttore Esposito, lo chiedo anche a lei, è ipotizzabile ripensare quantomeno il sistema di retrocessione? Non che la cosa, anche per voi vale il discorso, nell'organico, nelle ambizioni vi dovrebbero interessare per questo argomento, però effettivamente questo percorso così accidentato in qualche modo bisogna compensarlo in altra maniera, cioè trattare i risultati come se fossero ordinari in una situazione come questa oggettivamente rendono tutto più difficile. C'è anche il rischio che questa stagione possa avere una pesante coda a carte bollate. Sì, sì, effettivamente il rischio c'è. Il fatto è che c'è appunto una disparità di situazioni, c'è chi ha giocato tutte le partite, c'è chi invece rimane indietro di molto, quindi ecco, andare a spendere tanti soldi in Serie B e poi decretare la retrocessione o la vittoria di un campionato così in maniera diciamo regolamentata è qualcosa che insomma non fa piacere, per cui io aspetterei un po' di tempo, vediamo un attimino cosa succede, speriamo che la situazione migliori, quindi il fatto è che ormai il campionato è stato avanzato, quindi certo, è partito, non si è sospeso quando si doveva sospendere,
per cui siamo già un pochettino avanti, siamo al girone d'andata inoltrato, quindi non lo so che decisione si possa prendere quando effettivamente doveva essere sospeso prima il campionato, doveva essere sospeso già novembre, magari già fosse stato quel periodo, probabilmente le squadre non avrebbero registrato tante situazioni di positività e quindi era meglio delineato anche il modo di comportarsi e quindi si sarebbe avuto una maggiore chiarezza nel corso del campionato e quindi però purtroppo non si è fatto. Ora piangere sull'attraversato non è possibile. Io veramente non saprei cosa dire in una situazione del genere, che appunto dipende non tanto dal comportamento di ogni singolo soggetto, di ogni singola squadra, ma da tutti. Quindi non è che questa è una decisione che doveva essere generale e quindi doveva portare a uno stop per tutti, quindi ciò non è stato fatto. Ora effettivamente qualsiasi situazione che le regole andrebbero a gestire probabilmente porterebbe come diceva lei, a ricorsi e controricorsi, e quindi molto difficile purtroppo una situazione del genere, è difficile da accettare per chiunque, certo. Quindi chi si troverebbe in una tale situazione andrebbe sicuramente a fare ricorsi. Grazie al vicepresidente del Cittanova, Tonino Mamone.